prima il rintocco della torre campana, poi il consiglio comunale. È stato infatti l'orologio della torre di Palazzo d'Arnolfo, tornato a suonare in seguito ad un restauro, a segnalare l'avvio della massima assise cittadina, tornata a riunirsi dopo tanto tempo nella storica location. E così San Giovanni Valdarno, in un giorno solo, oggi ha ritrovato la sua sala consiliare ed il suo abituale scandire delle ore. Erano più di 10 anni che il parlamentino non si riuniva più nello storico Palazzo dei Vicari, tanto caro ai sangiovannesi e che la tradizione vuole attribuito con la sua torre all'architetto fiorentino Arnolfo Di Cambio. Oggi, proprio alle 14, quando ha preso il via il question time del Consiglio, l'orologio della Torre Campana è tornato a suonare il suo primo rintocco dopo anni di silenzio e di un attento restauro. Il primo documento della storia di San Giovanni che cita la torre di Palazzo d'Arnolfo risale al 1427, in un atto di stanziamento di 500 fiorini d'oro per costruire, si legge, la torre dell'orologio. Di certo i sangiovannesi vi sono affettivamente legati ed il riutilizzo della sala consiliare oggi è stato un evento, come sottolinea lo stesso presidente della massima assise cittadina, Andrea Romoli. Oggi si celebra il ritorno del Consiglio Comunale in Palazzo d'Arnolfo. Ovviamente una vittoria un po' di tutti i sangiovannesi, un regalo a tutti i sangiovannesi che già dal 2008 si aspettavano, ecco, da quando chiuse per restauro e poi, ecco, non è più tornato nella sua sede fissa e naturale, solo qualche, insomma, un po' di apparsa nel 2013 con il presidente Franchi, ma poi, ecco, non c'è stata più la possibilità di ritornare in modo stabile come abbiamo fatto. Quindi questo è un regalo per tutti i sangiovannesi, questo sì. Tra le novità il cambio di look nella disposizione dei tavoli di consiglieri, sindaco ed assessori. Prima della trasformazione del palazzo in museo, i tavoli del parlamentino si posizionavano a ferro di cavallo davanti alle vetrate e al camino della sala. Oggi il primo cittadino e la sua giunta erano seduti in tavoli articolati in senso opposto. Esatto, questa è proprio una situazione diversa rispetto agli anni 90, anche perché il consiglio è meno numeroso di consiglieri, quindi mi sembra 4 consiglieri in meno, e soprattutto, ecco, per una disposizione anche per il futuro per quanto riguarda lo streaming, stiamo un po' valutando com'è la soluzione migliore per allestire un po' la sala, e poi soprattutto perché questa è una situazione mobile, perché tutte le volte che non verrà fatto il consiglio sarà aperto il museo, quindi ecco, è una soluzione mobile che tende a tenere insieme le due funzionalità di questo palazzo, da una parte storica con il museo, quindi culturale, da una parte istituzionale, quindi con le attività del consiglio. Tante le domande poste dai consiglieri durante la seduta odierna: decoro urbano, problema di scarica del torrente Vaccareccia, oggetto recentemente di scariche abusivi. Ma la vera notizia è stato il ritorno a casa della politica sangiovannese.